Allora, ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Io sono The Involved, come vedete anche nell'angolino in alto a sinistra del vostro schermo. E questo è il nuovo gioco Pokémon uscito, mi sembra, oggi o ieri, Pokémon Unite. Io, come vedete, ho scelto Charizard, anche se io sono più fan dei tipo erba, perché è un corpo che secondo me è molto molto buono. E un consiglio: se dovete scegliere all'inizio, non scegliete Pikachu, in quanto se vi siete preregistrati per il gioco ve lo daranno graficamente assieme a questa skin qua, che ora vi faccio subito vedere, che assieme a questa skin qua, per esempio questa qui di Pikachu, carina. E quindi vi consiglio di non scegliere Pikachu se vi siete preregistrati nel gioco. Attualmente vi conviene. Oggi adesso noi andremo a fare delle lotte normali. È una specie di League of Legends, solo che con i Pokémon e con le partite che durano molto meno, tipo 5 minuti. È un 5 vs 5. Allora, io ci sono. E se vedete dei casini con la connessione è perché la mia rete non è proprio ottima. Allora, noi mettiamo il nostro amico Charizard. Allora, strumenti assegnabili, gli aggiungiamo questa qua. Così gli possiamo aggiungere della forza. E prendiamo il nostro Charizard. Abbiamo una squadra abbastanza bilanciata. E ovviamente, beh, è fatta con l'inizio gioco, infatti il gioco è uscito da poco e quindi nessuno può essere super forte all'inizio. Allora, tutti si sono comprati delle skin, ma dico tutti. Però io mi tengo le risorse per quando magari usciranno nuovi personaggi e avremo tempo di, e non avranno tempo gli altri di rifarle. La mia è una strategia normale. Aspettiamo che tutti siano pronti, inclusi me, perché ho una rete lentissima, come potete vedere. E essendo un nuovo gioco, probabilmente io laggerò tipo un casino pazzesco. Pronti? Allora, durano 10 minuti. Via! Allora, tutti iniziano con i Pokémon base. E l'obiettivo è distruggere altri Pokémon. Come vedete, sto già laggando. Meraviglioso. Inoltre l'obiettivo è quello anche di... non so che cosa sia successo. È anche quello di... chiedo scusa per quelli che stanno vedendo la mia connessione scarsa. È quello ovviamente di fare gol nella porta degli avversari. Allora, sì, funziona coi gol questo gioco, noi non ne stiamo a parlare, in quanto io e il calcio non siamo messi proprio, non andiamo proprio d'accordissimo. Però io e Pokémon sì, quindi noi abbiamo deciso di portare comunque questo gioco. Allora, ci sono anche gli avversari che se ti colpiscono non ti permettono di fare gol, quindi adesso pensiamo subito a questo qua che è tipo erba. In quanto noi siamo tipo fuoco e dovremmo fargli un po' più di danno. Allora, il problema è che loro nelle torrette qua continuano a prendere HP, quindi non mi conviene rimanere qua. Anzi, piuttosto torno alla base. O in una delle mie torrette la vado subito a difendere per prendere anche degli dei PS HP. Insomma, è indifferente in quanto possono essere chiamati in entrambi i modi. Intanto accumuliamo punti per dopo, così quando potrò fare gol ne avrò abbastanza. Sono l'unica che non si è ancora evoluta della mia squadra. Allora, perfetto, adesso che abbiamo campo libero possiamo andare a buttare i nostri 12 punti nell'area gol prima che arrivi qualcuno. Allora, io adesso me ne vado e vado a recuperare un po' di punti salute assieme anche qua al mio amico che non so chi sia, che con il quale andiamo a collaborare. Abbiamo fuoco pugno, lanciafiamme. Prendiamo lanciafiamme perché mi permette di colpire nemici un filo da più lontano ed è una cosa che io reputo utilissima.
Poi, allora, vediamo di distruggere un secondo questo qui. Il problema è che è un pochino... allora, non permettiamogli di entrare dentro e anzi facciamo un po' di puntini. Ecco qua, poi lanciamo turbo fuoco qui e colpiamo con lanciafiamme di modo da accumulare punti e fare più punti possibili senza finire male. Allora, come vediamo, qua ci sono anche i nostri poco amici. Però ci sono anche i Pokémon selvatici che li vanno anche ad attaccare, quindi non è proprio un problema. Poi quando saremo anche Charizard sarà un po' meglio, perché qua si evolvono in battaglia, non c'è modo di pre-evolverli prima, perlomeno per il momento. Allora abbiamo fuoco scarica o fuoco bomba? Prendiamo fuoco scarica, la preferisco a fuoco bomba. Perfetto, abbiamo due punti da buttare dentro l'affare, quindi li andiamo a fare tutto. Inoltre fuoco carica tipo stordisce i nemici, quindi è secondo me meglio. Adesso andiamo a farci aiutare dal nostro amico e a distruggere questa. Allora, ringraziamo il nostro amico che non so chi sia, però lo ringraziamo tantissimo. Poi lancia fiamme sui nostri nemici. Questo qua non si è ancora evoluto, probabilmente è appena entrato come tutti, ma noi non gli permettiamo di connessione. Allora, noi ora torniamo indietro sperando che ci regga il telefono, in quanto non è molto a posto, e andiamo a bruciare questo affare prima che torni alla base. Allora, dovremmo essere un filo più forti, in quanto siamo al doppio dei suoi livelli e non siamo... Continua ancora... così! Allora, siamo in test, quindi continuiamo a rimanerlo magari. Allora, siamo diventati Charizard. Possiamo fare sta mossa pazzesca, ok? Ok, reputo che sia Charizard sia un Pokémon pazzesco. Io infatti su Pokémon Rosso probabilmente avrei scelto Charizard se lo avessi avuto. Cioè, se avessi avuto Pokémon Rosso. E avrei scelto nettamente lui, in quanto è un Pokémon che io adoro tantissimo. È un drago sputa fiamme. E al momento non l'avrei scelto, però, perché è difficile da allenare. E inoltre sono pure in una posizione scomoda, in quanto... beh, in quanto devo stare in piedi per registrare ed avere una connessione decente. Quindi non è che sia granché, però in quanto siamo da MOBA credo che il vantaggio sia quello. Allora, poi queste piattaforme non le avevo notate, ma credo siano abbastanza utili. Poi qua dovrebbe esserci un nemico nelle vicinanze, eccolo qua. Infatti noi ora lo andiamo un po' a bruciare, perché ci sta attaccando la torre. Eccolo qua, fatto per noi. Ah, ok, questo è il nostro amiciozzo. E perfetto. Noi continuiamo ad attaccare sempre la stessa, perché così facciamo un po' di carico. Allora, ecco, è un po' un problema. Ci conviene tornare a una delle nostre... ah, alla fine si è evoluto. Allora, mi conviene tornare a una delle nostre torrette, perché... non continua così! Allora, siamo in testa, questo è bello da sapere. Però io ho bisogno di andarmi a fare un po' di... oltre che punti, proprio anche punti salute. Quindi possiamo osservarci qua. Okay.
E poi andiamo benissimo e tranquillamente a riprenderci i nostri punti salute qua nelle torrette, che io reputo molto interessanti come meccanismi. Allora facciamo così con lanciafiamme e finiamo questo pezzo. Allora, ok, adesso che abbiamo 10 rush finale, è apparso. Continua Zapdos. Così perciò lo andiamo subito ad attaccare appena finisco il giro, e credo che tutti i miei compagni stiano venendo perché dà un bel po' di tempo. Ne dà ben 30, che sono tantissimi. Allora, adesso che abbiamo distrutto Zapdos, le torrette alleate sono vulnerabili, quindi noi possiamo andare tranquillamente, o magari non così tanto tranquillamente, a romperle. Per esempio questa qua. Bel gol! Ecco qua, abbiamo fatto. Continua così! Sì, però vi siamo messi un po' malissimo. Allora, io ho iniziato a giocare oggi, quindi se non sono bravissima, beh, c'era anche da sospettarlo. Poi, per ora, ok. Allora, speriamo intanto di, no, di tornare prima che finisca. Allora, vogliono attaccare là, quindi io appena potrò vado lì. Bel gol! Allora, allora, manda capo. Ok, questo lo sapevamo già. Però. Bel gol! Non possiamo andare tranquillamente più così. 5 secondi. 4, 3, 2, e vinciamo noi. Fine partita! Però. D'altronde io non so come si continua tutti. Hai vinto. Ma a quanto pare siamo messi benissimo. E quindi, beh, il video è anche abbastanza lunghetto, quindi non ci saranno troppi problemi. Tutorial completato, Stadio Pelago, questo non lo sapevo. Però adesso dovremmo aver sbloccato qualcosa. Questo livello, scorsa slot, ogni volta che sali di livello, ok. Abbiamo ricevuto delle nuove ricompense. Abbiamo ottenuto una pozione che ci permetterà, credo, di ilarci durante il combattimento, e il prossimo obiettivo è Benesaur. Quindi per ora niente, possiamo dire che per oggi è fatta. Ciao a tutti ragazzi.